musica dal vivo, come città, teatro ed attrazioni come la pista di ghiaccio, sono stati gli ingredienti di una serata culminata con un brindisi in piazza 20 settembre per salutare a mezzanotte il 2022 e dare il benvenuto al nuovo anno. Tante le persone che, complici anche le temperature miti, hanno raggiunto il centro storico dopo le 23 per assistere al concerto del gruppo The Best Of. Con le loro note hanno ripercorso gli ultimi 50 anni di storia musicale italiana e straniera, regalando ricordi e facendo vivere emozioni ad intere generazioni, o che hanno preferito brindare allo scoccare della mezzanotte, al termine di cene o di spettacoli già programmati. Un capodanno concluso con una piazza gremita di fanesi e non solo, che sono rimasti in città con il desiderio di ritrovarsi, dopo anni di restrizioni, per festeggiare la notte con gli amici o in famiglia. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Alla mezzanotte sul palco, oltre ai comici del San Costanzo Show e dalla presidente della Fondazione Teatro Katia Amati, insieme a Saul Salucci dell'Orchestra Sinfonica Rossini, anche Daniele Gaudenzi della Musica Rabita, che ha annunciato che nel 2023 si festeggeranno i 100 anni di nascita della storica banda musicale. Tanti auguri allora alla Musica Rabita, eh? Un grosso applauso vi chiedo! Presenti anche alcuni amministratori locali e il sindaco Seri, che hanno voluto festeggiare e augurare un buon anno a tutti, anche col lancio di grandi palloni color argento e oro che rimbalzavano sulla folla. Il primo augurio è dato da tante persone che sono in questa piazza ed è il modo più bello per salutare l'anno che lasciamo alle nostre spalle e salutare il nuovo che arriva. E che sia il 2023, dopo un paio d'anni difficili, un anno sereno, un anno anche di allegria e un anno di fatti concreti. Insomma, auguro veramente a tutti di vivere questo 2023 con un'energia rinnovata, con la speranza che certe situazioni vengano a scemare, come a cominciare dalla guerra, che è un elemento che ci fa soffrire tutti quanti. Detto questo, veramente di cuore a tutti i fanesi e a tutte le persone che sono qua e che ci ascoltano, buon 2023. L'evento è stato organizzato dal Comune di Fano con la preziosa collaborazione della Proloco, attenta promotrice del patrimonio turistico e culturale della città e delle sue tradizioni. Giacomo, com'è andata la serata? E questo è il primo dei tanti eventi che nel 2023 la Proloco organizza. Sì, effettivamente è il primo evento dell'anno, non a caso capita proprio al primo dell'anno, quindi ci sta, insomma. Sicuramente un evento riuscito bene, abbiamo una piazza ben piena di gente che è venuta a festeggiare il Capodanno con noi, quindi non mi posso che ritenere fortunato e sicuramente anche soddisfatto di quello che abbiamo fatto, quindi sicuramente l'evento è riuscito perfettamente. Non a caso questo è uno dei tanti eventi che stiamo organizzando, il prossimo sicuramente quello più importante è quello della Befana, che faremo a breve, chiaramente il 6 di gennaio. Sì. Auguri a tutti da parte mia e da parte di tutta la Proloco. Dopo lo scoccare del 2023, la musica ha continuato ad animare la piazza, facendo ballare e riscaldare tutti i presenti in un clima generale di gioia e di spensieratezza. Fano tocca voi!